Siamo nel parcheggio a pagamento delle scale mobili perché ci è stato segnalato che c'è qualche problema con il pagamento con carta, perché vedete, si può pagare sì con le monete, ma immaginiamo i turisti vorrebbero pagare con la carta perché è più pratico, non hai spiccioli, eccetera. Vedete, si possono usare Mastercard, Maestro, Visa, eccetera. Allora, vediamo se è vero che non funziona. Proviamo con una Mastercard. Inseriamo. Abbiamo seguito le istruzioni. Siete pregati di attendere. Mettiamo 85 centesimi, vediamo un po' Mastercard, vediamo se funziona. Ecco, siete pregati di attendere, attendere, fa la sua transazione, dovrebbe fare la sua transazione, ma purtroppo pagamento rifiutato, quindi Mastercard non funziona. Però noi siamo ottimisti e proviamo con una Visa. Vediamo un po' se la Visa funziona. Rifacciamo da capo, sempre, ma facciamo anche 1,20 euro. Scegliamo il credito e vediamo se la clessidra questa volta ci sorride. 1,20 euro, quindi addirittura fino a domani alle 8:44, sono le 19 di sera, quindi saremo coperti fino a domani mattina se però la transazione va in porto. Niente da fare. Sentite il gong che ci dice di no. E allora, siccome qui vedete c'è scritto anche maestro e noi siamo dotati, abbiamo anche una carta maestro, maestro, vedi? Vediamo un po'. Pensate, un turista, che uno arriva qui, deve fare tutta questa trafila, non ha gli spiccioli. Vediamo se il maestro, vediamo un po' se la maestro la prende. Ricordiamo che la sosta minima qui è mezz'ora 35 centesimi, non costa neanche tanto, ma purtroppo le carte non vanno. Niente da fare, vediamo. Niente da fare. Quindi, insomma, queste carte di credito non ne funziona neanche una e quindi per i turisti che vengono si deve pagare solamente con le monete. Quindi, insomma, davvero un disservizio. Qui chi è che gestisce? Sempre ATAM, che magari speriamo risolva presto questo problema.